una scelta di vertice e non di base, e ancora una volta questa città sarà costretta per i prossimi anni a dover essere rappresentata nella realtà della ricostruzione, anche sociale, economica, non solo quelle delle nostre abitazioni, da soggetti che provengono e sono il frutto di ragionamenti di vertice e di quei vertici che poco conoscono la realtà di questa città e soprattutto la realtà di questo territorio. Per quello che mi riguarda, tra l'altro, quando inizio a vedere che alcune lobby cittadine, che sono chiaramente collegate a lobby nazionali, quando inizio a vedere la cosiddetta grande finanza che si muove, le lobby che si agitano, i cosiddetti poteri forti che iniziano a parlare, quando in questa scacchiera immaginaria si iniziano a muovere delle pedine e poi vengono fuori i conigli dal cilindro, beh, sinceramente qualche brivido sulla schiena mi passa sempre, perché o si comprende che la grande sfida di questa città è quella non solo di ricostruire la città, che è un dato ovvio e scontato anche se carico di mille problematiche e di mille difficoltà, ma se non si comprende che ogni forma di ricostruzione deve essere partecipata anche con l'ultimo cittadino di questa città, beh, sarà il più grande fallimento che la dirigenza politica di questa città compirà e che compirà ovviamente rispetto anche agli ultimi 50 anni di politica di questa città e di questo consiglio comunale. Se non si ha la capacità dunque di aprire un confronto aperto con le varie rappresentanze politiche che siedono all'interno di questo consiglio comunale, con le realtà associative di questa città, con i sindacati, con gli ordini, con le professioni, ma con ordini, professioni, sindacati, popolazione che sia espressione dell'aquilanità e dell'Aquila e non con le espressioni di realtà economiche e finanziarie che provengono da fuori città, da fuori regione e che evidentemente vengono a tutelare interessi che sono sicuramente primari e che non sono per loro e che non sono evidentemente primari per noi. Dunque questo è il mio pensiero ed è per questo che voterò a favore dell'ordine del giorno presentato dal collega Periti, ribadendo che per quello che mi riguarda non è un problema sul nome del vicecommissario,